Nicoletta aveva detto che avevano spostato i mobili. La camera da pranzo era questa. Abbiamo fatto la fine del cuoco della Rosetta. Ma quale fine? Ma quale cuoco? La parete vera lo sappiamo dove sta, no? La sfondiamo e arriviamo diritti diritti. In galera. Perché? Ma come ragione? Ci vuole un'ora e un quarto per fare un altro buco. Quando stai dall'altra parte almeno 2 ore e mezzo con la sega circolare. Guarda che ora è. Guarda la sveglia. Niente, queste fatiche, questi pericoli, tutti noi. Hai capito? Guarda che roba. Lavoro di fino, eh? Lavoro di fino. E si capisce, una cosa fatta a regola d'arte, no? Scientifica. E perciò dico, ci smosciamo proprio adesso. Hai capito? Se acceleriamo i tempi, ormai le porte sono staccate. Io dico, ce la possiamo fare. Ma che vuoi? Buona! E lasciami, hai capito? Guarda che non ce la possiamo fare mai. Rubare è un mestiere impegnativo, ci vuole gente seria, mica come voi. Voi al massimo potete andare a lavorare. A lavorare? Non so anch'io. Ma a lavorare è stanca. L'è buona? Non la voglio. Vuoi buona? E pasta e ceci. Ma insomma, dico io, vi ci ho portati fino a qui. Se poi sono venuti degli impedimenti è colpa mia. Io ci avevo tutto chiaro. Tutto scritto qui. Senti, da retta a me. È buono. La capoccia, mettila a riposo, che è meglio. Tu sei forte, gagliardo, palo e piccone. Quello è il genere tuo. Ma come si apre sta baracca? Uno degli scassinatori. Tira così! Ah, sì? Oh, c'è pure il ghiaccio, Vabbè, allora, secondo te, niente, rinunziamo a tutto. Con tutte le spese che abbiamo avuto. Ci sono 4 involtini. Ma con chi te la vuoi prendere? Lo sai che non è male? Buona. Grazie. L'ha fatta Nicoletta? Ma io voler essere proprio una goccia d'olio in più ci vorrebbe. A me non mi pare. Che te pare? Spassionatamente. Senti un po'. Ci do una scaldatina. A me mi pare giusto. Da un po'? Dalle nostre parti di...